Anticipazioni Tempesta d'amore. Trama puntate dal 19 al 25 giugno 2023. Bettina, il nuovo amore di André? Lunedì, 19 giugno 2023. Per attirare Christophe nelle sue grinfie, Yvonne lo aspetta sul ciglio della strada fingendo di non riuscire più a camminare a causa di un problema alla caviglia. Lui ci casca, ma Paul vuole disperatamente aiutare Constanze a ricomprare Gutta Lime. Nella sua coscienza riaffiorano i terribili momenti legati alla dipartita della piccola Manuela. Il ragazzo, dopo diversi ripensamenti, decide di giocare d'astuzia e di prelevare del denaro dalle casse dell'hotel per poi restituire la somma, presa in prestito, tramite una idea di investimento solo in apparenza originale. Ariane viene picchiata da un detenuto misterioso. Del fattaccio, accusa Christophe e Werner. Constanze le promette che indagherà. Le assicura che non succederà mai più una cosa del genere. Poi, tornata in hotel, cerca di attirare i Salfield fuori dalla riserva con una scusa. Martedì, 20 giugno 2023. Max, incredulo e sotto shock, scopre che Vanessa ha promesso a Sven che farà da mamma adottiva ad Anton per qualche settimana. La Sonbichler, invece, è molto entusiasta e ribadisce il suo grande sogno, una famiglia con tanti bambini. Max, però, non si sente pronto. Per non deluderla, finge di avere il suo stesso desiderio. Hildegard, Alphonse e Michael si offrono di sostenere la coppia. Il Richter, però, è in preda all'ansia. Per convincerlo che andrà tutto per il meglio, Vanessa gli porge il piccolo Anton tra le braccia. Constanze vuole indagare sul brutale attacco subito da Ariane in prigione. La donna non vede l'ora di vincere la causa ed è pronta a tutto. Paul è in cerca di denaro per aiutare la sua fidanzata. Josie continua a coltivare i suoi sogni di carriera. E si getta a capofitto nel lavoro per distrarsi dal suo mal d'amore. Mercoledì, 21 giugno 2023. Christophe, all'ultimo minuto, intuisce il doppio gioco di Constanze e si difende abilmente. Werner, d'altra parte, entra nel panico quando scopre che avrebbe dovuto ripetere la sua falsa testimonianza in tribunale sotto giuramento. I due tentano di mantenere una certa compostezza di fronte alla Fontaine che, determinata a scoprire l'identità dei mandanti dell'aggressione ai danni della sua assistita, si reca inaspettatamente da Cornelia e Robert. Max affida le cure del piccolo Anton a Michael, affermando di avere una commissione importante da svolgere. In realtà, si tratta di una bugia. Rosa li coccola il neonato. Quando Vanessa arriva, scopre che il suo fidanzato è uscito in bicicletta con Henning e va su tutte le furie. Lo accusa di essere un irresponsabile. Lui peggiora la situazione, inventandosi una ulteriore scusa. Giovedì, 22 giugno 2023. Paul riesce a malapena a nascondere il suo orrore per il calo dei prezzi. A peggiorare la situazione, concorre una richiesta inattesa da parte di Robert. L'uomo gli chiede di effettuare un pagamento anticipato per i lavori di ristrutturazione della spa. La somma richiesta è altissima. Oltre a rischiare il posto di direttore amministrativo, Paul è anche costretto a deludere Constanze per quanto riguarda l'acquisto della sua proprietà di famiglia. Come reagirà la donna? Il Lindbergh è veramente distrutto e cerca conforto in Josie, facendo insospettire fortemente la Fontaine. André è molto felice quando una sua grande sostenitrice, Bettina, si mette in contatto con lui, annunciando l'imminente visita. Euforico, lo chef pensa a come sorprenderla. Quando scopre che si tratta di una donna single ed affascinante, fa salti di gioia. Venerdì, 23 giugno 2023. Paul è sopraffatto dall'angoscia. Ha bisogno di soldi al più presto e non sa davvero come risolvere l'incresciosa situazione. Eric ha capito tutto ed è pronto ad intervenire. Poi, si rende conto che Josie, se il Lindbergh venisse licenziato ed allontanato dall'hotel, soffrirebbe tantissimo. Per questo, preferisce coprire il ragazzo che, però, è sempre più in difficoltà. Poi lo raggiunge e gli offre aiuto. Il tutto, però, esaudendo una precisa richiesta. Paul, ripensandoci, vuole assumersi le responsabilità delle sue azioni e prende una decisione inaspettata. Cornelia e Robert, increduli, si rendono conto che Werner è il mandante del crimine ai danni di Ariane.
Scioccati, poi i due fanno un'ulteriore scoperta. Non sanno se riportare il tutto alla polizia o coprire il vecchio Salfield. La Kahlenberg, intanto, giura che si vendicherà degli albergatori. Sabato, 24 giugno 2023. Shireen fa uno strano sogno. Al risveglio è molto turbata ed attribuisce l'accaduto al forte stress. In realtà, non è affatto come crede. Max non riesce a prendersi cura del piccolo Anton. Si sente a disagio nelle vesti di padre adottivo. Temendo di deludere Vanessa che, invece, sogna di sposarsi e di avere un bambino al più presto, preferisce tenersi tutto dentro. Lei, però, non esita a scoprire la verità. Il giorno seguente, Anton scoppia a piangere ed è inconsolabile. La Sombichler cerca di calmarlo, ma è tutto inutile. Così, lo lascia con il compagno e corre in farmacia. Max resta da solo con il piccolo. Jerry e Merle sono inseparabili. Eric da dettagliati consiglia al suo amico su come organizzare una serata impeccabile. Jerry poi sorprende Merle con un ballo ed una cenetta a lume di candela. Lei, emozionata, vuole andare oltre. Domenica, 25 giugno 2023. Shireen fa veramente fatica a digerire la complicità nata tra Merle e Jerry che sembra essersi dimenticato completamente di lei. Gelosa, inizia a trattare con freddezza Henning. Christophe è tremendamente deluso dall'azione di Paul. Gli assicura che gli vuole bene come un figlio, altrimenti lo avrebbe già licenziato. Pertanto, gli offre una soluzione per rimediare. Il Lindbergh si reca subito da Josie, vuole un sincero consiglio al più presto. André si sente ingannato quando la donna che ha conosciuto online, Bettina, sua grande fan, gli comunica di non poterlo più raggiungere a causa di un incidente. Quando Michael, poco dopo, gli parla del medesimo scontro tra auto, lo chef si precipita in ospedale molto agitato. Alphonse e Hildegard, in procinto di partire per le vacanze, non si accorgono che Chantal è finita in una delle loro valigie. Anticipazioni Tempesta d'amore. Puntate tedesche, la confessione di Valentina. Otto si innamora, ma... Arrivano anteprime davvero clamorose dalla trama d'Oltralpe. Valentina Salfield troverà finalmente il coraggio di confessare i suoi sentimenti a Noah che, scosso e sconvolto, deciderà di dare un freno ai suoi sentimenti per lei e di continuare a conoscere la nuova cuoca del Furstenhof, Greta Bergamann. A scombussolare ulteriormente gli equilibri, concorrerà l'arrivo del bullo Otto von Arnsberg che si innamorerà a prima vista della figlia di Robert. Peccato che, da perfetto Darkman, il ragazzo si renderà protagonista di alcune azioni veramente spregevoli ed al limite della legalità. Anticipazioni Tempesta d'amore, puntate tedesche. L'inaspettata reazione di Noah Schwarzbach dopo la rivelazione di Valentina Salfield. La 19ª stagione di Tempesta d'amore sarà contraddistinta, oltre alla love story principale che vedrà sotto ai riflettori Eleni e Leander, diversi triangoli amorosi. Oltre a quello formato da Christophe, Alexandra e Marcus, al centro della scena ci sarà anche l'affascinante Noah, fratello di Eleni, che farà perdere la testa a Valentina Salfield, figlia di Robert, oltre che alla nuova cuoca Greta Bergman. Tornata a sorpresa a Bicklheim dopo la fine della sua relazione con Fabienne, la giovane Salfield comincerà ad interessarsi alle professioni sanitarie. Sarà in ambito ospedaliero che inizierà a sviluppare una forte attrazione per l'ex suocero Michael, chimica che svanirà all'improvviso, dopo momenti caratterizzati da grande disagio emotivo, proprio con l'arrivo di Noah Schwarzbach. Con il trascorrere degli episodi, il nuovo arrivato dimostrerà di essere molto diverso dai suoi genitori. Il giovane, di professione falegname, invece di ambire a diventare un potente uomo d'affari esattamente come i suoi familiari, dimostrerà di essere umile, nonché un grande amante della natura. Inutile dire che Marcus non vedrà di buon occhio le scelte di vita del suo unico figlio maschio e si ritroverà più volte a litigare con lui. Ragazzo ribelle, amante della libertà e con i piedi per terra, Noah, non appena metterà piede al Furstenhof, resterà colpito dal fascino e dal carattere della Salfield, innamorandosene a prima vista. All'inizio la ragazza, ancora scottata a causa delle sue precedenti delusioni sentimentali, non sembrerà affatto interessata a lui. Tutto cambierà con l'arrivo di Greta Bergman, la nuova cuoca del Furstenhof, scelta da André Konopka come sua sostituta.
Ebbene, gli spoiler indicano che, tutto d'un tratto, nel vederli insieme, Valentina inizierà ad essere sopraffatta da una forte gelosia. La situazione, un giorno, la esaspererà a tal punto da portarla a commettere un gesto bruttissimo contro la sua rivale. Arriverà cioè a rovinare un piatto preparato dalla ragazza per un ospite speciale ed esigente. Il risultato, quale sarà? Robert si accorgerà dell'accaduto e farà di tutto per aiutare la povera cuoca. Noah, messo al corrente del fattaccio, affronterà duramente Valentina, affermando di essere rimasto letteralmente sconvolto dal suo insulso comportamento. La Salfield inizierà a piangere, sostenendo di aver agito in tal senso solo perché arrabbiata. In realtà, non troverà il coraggio di confessare di aver rovinato la pietanza solo nella speranza di liberarsi della scomoda antagonista. Determinata a riconquistare la fiducia del ragazzo, tenterà di rimediare con un gesto commovente. Lo Schwarzbach, deluso nel profondo, preferirà tagliarla fuori dalla sua vita, specificando di non volerla nemmeno più come amica. E così, non sapendo più come giustificare il proprio comportamento, Valentina non vedrà altra soluzione se non quella di confessare la verità. Vedremo che un pomeriggio attirerà Noah con una scusa nei pressi di un lago. Qui la Salfield affermerà tutto d'un fiato di amarlo e di essere pazzamente innamorata di lui. Noah, come reagirà di fronte alle sue parole? Gli spoiler tacciono in merito ma indicano che, il giorno seguente, sarà molto turbato. Pur non ammettendolo apertamente, inizierà ad immaginare una vita insieme a lei. Nel contempo, però, non se la sentirà di distruggere la sua relazione appena cominciata con Greta. E così, deciso a stroncare sul nascere qualsiasi sentimento per Valentina, si butterà a capofitto nella sua storia d'amore, finendo per illudere non solo la povera cuoca, ma anche se stesso. Un pomeriggio, nel corso di una fuga romantica, Greta comincerà a sentirsi stranamente osservata. Temendo un pericolo imminente, confesserà a Noah le sue preoccupazioni. Rincasato, il ragazzo non esiterà a recarsi da Valentina per metterla alle strette. Lei, però, giurerà di non averli seguiti ed infatti, alcune prove le daranno ragione. Chi inizierà a spiare la coppia e perché? Anticipazioni Tempesta d'amore, puntate tedesche. Otto von Arnsberg innamorato di Valentina Salfield. Continuano i nostri spoiler sulla nuova annata di Tempesta d'amore che lasciano supporre che il personaggio che inizierà a seguire gli spostamenti di Noah sarà un suo passato nemico, ed ovvero il bullo Otto von Arnsberg. Cresciuto con un padre letteralmente assente, da adolescente Otto ne ha combinate di cotte e di crude. Il giovane, per compensare il gravissimo vuoto lasciato dal genitore, ha sempre adottato dei comportamenti prepotenti ed arroganti con i propri coetanei. Ed in particolare, ha sempre preso di mira Noah, un ragazzo dall'animo dolce e sensibile. Un giorno, quando i due erano appena ragazzini, Otto fu accusato di furto e costretto a lasciare immediatamente il collegio. Da quel momento in poi, il von Arnsberg fu costretto ad abbandonare la scuola e la sua famiglia, nonché a vivere di espedienti, arrivando a commettere anche azioni al limite della legalità. Non c'è dunque da meravigliarsi se il suo improvviso arrivo al Fürstenhof sarà collegato proprio al desiderio di accaparrarsi una cospicua somma di denaro. L'incontro con una ragazza, però, cambierà tutto. Otto, in altre parole, si innamorerà perdutamente di Valentina. Prima di questo, però, comincerà ad attirare la sua simpatia con l'inganno, in modo da convincerla ad aiutarlo sul fronte economico. E questo, soprattutto dopo aver indagato sulla sua famiglia d'origine. Noah non sarà per niente felice del suo arrivo e farà di tutto per tenerlo a debita distanza. Comunque sia, la Salfield, colpita dalla sua storia, inizierà ad elargirgli grosse somme di denaro. Dati i sentimenti reali per lei, Otto inizierà ad essere devastato da pesanti sensi di colpa che lo porteranno a tentare di ingannare anche Eric e la stessa Greta. Un pomeriggio, il nuovo arrivato sarà colto in flagranza da Valentina nell'atto di prelevare del denaro dall'armadietto del Vogue. Con una scusa, però, riuscirà a cavarsela egregiamente. Successivamente, metterà così sotto pressione la Bergman da portare la donna a fargli un prestito. Alla fine, i subdoli piani del von Arnsberg verranno scoperti? E Valentina ricambierà mai i sentimenti per lui? Timidi segnali lasciano supporre che il corteggiamento di Otto nei riguardi della Salfield non sarà gradito a Noah. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace ed iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.